Il problema del cinghiale in regione Lombardia nasce all'inizio degli anni 90, quando il loro numero comincia a crescere in modo esponenziale nella regione e cominciano ad apparire anche in quelle zone in cui prima non erano presenti. Il cinghiale attuale, infatti, non è un animale autoctono ed è frutto soprattutto di immissioni illegali di cinghiali provenienti anche dall'estero e anche di incroci con i maiali domestici, evidentemente fatte da chi aveva interesse affinché il numero dei cinghiali in Lombardia crescesse. Essendo un animale non autoctono, il cinghiale fa danni non solo all'agricoltura, ma soprattutto agli habitat, alla biodiversità, a quegli animali che sono autoctoni della nostra regione. Da quasi 30 anni, quindi, il cinghiale è cacciato in regione Lombardia. Eppure la caccia non ha assolutamente risolto il problema. Anzi, pensate che dal 2004 ad oggi ogni giorno vengono abbattuti 10 cinghiali in operazioni di caccia dai cacciatori, un numero elevatissimo. Eppure i danni all'agricoltura in questo stesso periodo sono raddoppiati. Le nostre proposte per contenere il problema sono innanzitutto nessuna valorizzazione della carne di cinghiale. Questo perché non bisogna creare alcun business affinché il numero di cinghiali persiste. Bisogna investire soprattutto nelle opere di prevenzione. La regione e la provincia di Sondrio devono dare contributi a chi intende allestire opere di prevenzione, come ad esempio recinzioni laddove è possibile, per prevenire appunto i danni. Altro punto fondamentale è il controllo selettivo del cinghiale. Controllo selettivo quindi con metodi ecologici e con piani di abbattimento che devono essere concordati con l'ISPRA, con le associazioni ambientaliste, con le organizzazioni agricole e fatti da operatori specializzati. La caccia deve essere permessa solo in piccole zone, laddove è possibile l'esistenza del cinghiale, laddove il cinghiale non fa danni all'agricoltura e alla biodiversità. Noi chiediamo l'abolizione degli allevamenti amatoriali e un maggiore controllo sui cinghiali che sono presenti oggi negli allevamenti, quelli fatti da imprese specializzate, quindi con alberi genealogici, quindi con tracciabilità di ogni capo, con appunto una mappa di tutti gli allevamenti presenti in Regione Lombardia. Il problema del cinghiale deve essere gestito da Regione Lombardia in modo responsabile e lo deve gestire in modo tale da evitare qualsiasi altro interesse che non sia l'interesse della tutela dell'ambiente e l'interesse della tutela dell'agricoltura.